Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Come iniziare a trattarsi bene e vivere meglio? Questo è il titolo del podcast di oggi, che è tratto da un altro titolo da cui tutto questo ha preso ispirazione. Sto parlando del titolo di un libro scritto da Mimmo Armiento, in particolare Un sorriso prima di tutto, 101 idee per illuminare la nostra vita. Un libro, ragazzi, che io mi sono letto tutto quanto d'un fiato, ma gustandomi pagina dopo pagina, perché se è vero che è importante imparare a vivere meglio, cambiare vita, imparare a godersi anche ogni momento della nostra vita, questo lo sappiamo, ma non è sempre facile. Ecco, un concetto che secondo me è alla base di questo libro, una pietra miliare, è il concetto per cui la felicità resta comunque una scelta, resta comunque una nostra decisione. Quindi all'interno di questo episodio del podcast troverai un estratto bello corposo dell'intervista che ho fatto con Mimmo Armiento, proprio autore di questo libro, psicologo, psicoterapeuta e direi architetto della felicità, ecco, mi piace definirlo così, almeno l'ho sentito così, che grazie proprio al potere del sorriso, lo sentirai anche tu proprio dal tono, dalla sua voce, riesce a portare veramente una scintilla che poi permette una spirale di cambiamento positivo dentro di noi, perché così come troverai all'interno di questo episodio del podcast lo troverai anche all'interno del suo libro, tutta una serie di esercizi, una vera e propria cassetta degli attrezzi, ecco, potremmo dirla così, per mettere mano alla costruzione della nostra felicità. Ecco, questo è la promessa di questo libro, ma è anche un pochino la promessa e la premessa di questo episodio del podcast, perché adesso insieme a Mimmo Armiento cercheremo di capire come possiamo, ragazzi, iniziare, ecco, come iniziare, ci interessa questo, a vivere meglio imparando a trattarci un pochino meglio, perché magari abbiamo fatto esperienze nel nostro passato che questo non è possibile. Lo possiamo fare attraverso il grimaldello psicologico del sorriso, ma non lo voglio dire io, lo voglio lasciar dire all'esperto di oggi. Quindi ti lascio insieme in compagnia, ecco, di questo esperto, Mimmo Armiento, e poi noi ci ascoltiamo al termine di questo episodio del podcast. Allora, Mimmo, facciamo in questo modo, prima di entrare a gamba tesa sull'argomento di oggi, no? Quindi come iniziare, ecco, sarebbe già bello poter avere chiaro come poter iniziare a trattarci un pochino meglio, no? E in modo tale da poter vivere anche meglio nella nostra vita di tutti i giorni, ti volevo chiedere, per coloro che non ti conoscono, ecco, aiutaci un secondo a capire meglio chi è Mimmo Armiento e che cosa fa nella sua vita professionale di tutti i giorni. Innanzitutto sono sposato e padre di 3 figli, sono molto felice della mia scelta sponsale iniziale e io mi identifico molto con questa esperienza di vita che per me è stata un'esperienza di paradiso, di festa, di bellezza. E poi nella mia vita lavorativa, quindi anche come psicoterapeuta, mi piace in qualche modo contagiare di questa festosità che io stesso ho ricevuto e accolto nella mia vita, quindi mi piace contagiare di sorriso, contagiare di gioia e permettere anche ad altre persone che si avvicinano di aprirsi a questo sorriso, a questa festa interiore. Ecco questo. In 2 parole, questa intuizione di festa è anche un'intuizione poi spirituale legata
al riconoscimento nella mia vita di un rapporto bello con un sorriso che precede tutto, cioè col sorriso di Dio. È bello questo tuo approccio, Mimmo, ed è per questo motivo anche che ti ho voluto come ospite all'interno di questo spazio, perché tu secondo me sei un ottimo esempio di come anche coniugare la psicologia e la parte spirituale, no, dell'essere umano, e questa è secondo me una caratteristica che hanno in pochi, soprattutto proprio anche poi nella capacità di comunicarlo, no? Quindi parleremo anche di questo. Mi piace molto il tuo incipit perché mi dà l'assist perfetto per mostrare questo libro che consiglio a tutti quanti di prendere in mano e di leggere, andare in libreria, cercarlo ed acquistarlo. Un sorriso prima di tutto, 101 idee per illuminare la nostra vita. Questo libro lo metto qui sotto, così almeno magari si riesce a vedere un pochino, ed è un libro che io ho letto, Mimmo, veramente con tanto piacere, perché mi ha dato la possibilità, una pagina alla volta, proprio di fare anche dei piccoli esercizi personali, no? Di questa filosofia di cui tu parli all'interno del tuo libro. Matteo, il primo esercizio è quello che propongo normalmente alle persone che seguo, ma è quello che è più semplice di tutti, ma che nessuno lo fa. Lo stiamo andando a ripescare, un occhiolino se non sbaglio. Il primo esercizio dice semplicemente: quando passi davanti a uno specchio, fermati un attimo, guarda la tua faccia. Invece di stare lì a scrutarti il viso, invece che semplicemente a fare un'opera di... fermati un attimo e fai un occhiolino allo specchio. Infatti, in modo da sorriderti. Cioè, io facendo quell'occhiolino ti provochi un sorriso, cioè ti benedici con un sorriso, ricevi un sorriso. In realtà quel sorriso lo fai, come dire, a un bambino dentro di te. E sembra una cosa così semplice, Matteo, ma tutti sorridono quando glielo propongo, ma nessuno lo fa, perché diventa veramente difficile davanti allo specchio fermarti un attimo quando sei con te stesso e, indipendentemente dallo stato d'animo che hai, decidere di fare. Sì, è bella questa cosa che dici, perché accenna a una parte del tuo libro che io ho apprezzato tanto e diciamo all'interno della quale tu fai un pochino riferimento al fatto che in qualche modo, no, migliorare la nostra vita, no, sì, vivere meglio, nasce sempre un pochino da una decisione personale. Allora ti volevo chiedere, qual è la decisione personale che in qualche maniera dovremmo prendere prima di tutto con noi stessi da questo punto di vista? Matteo, hai detto bene, uno slogan mio è: la felicità è una scelta, ma non si intende tanto una scelta di far qualcosa di buono. Chiaro che se tu prendi una scelta buona ti fa stare anche bene, ma come dicevi giustamente, occorre prima di tutto una decisione di volersi bene, una decisione fondamentale di stare dalla parte del bene. Quindi, Matteo, quell'esercizio di prima dell'occhiolino non è una cosa banale, significa decidere di benedirmi. Per esempio, un altro gesto che qualche volta invito una persona a fare è allarga le braccia, di voglio essere felice. Ecco, questo gesto, voglio stare bene, sembra una cosa banale, sembra un esercizio di fisioterapia, ma in realtà le persone normalmente sono resistenti, fanno fatica a dire veramente io voglio essere felice, io voglio stare bene e a crederci in questa cosa. Quindi la prima cosa è decidere di voler essere felici, di volere il bene. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare, dice il titolo, una frase famosa del film Noi siamo infiniti. Perché in realtà noi non siamo veramente aperti alla felicità. Noi cerchiamo la serenità, il quieto vivere, la tranquillità, la sicurezza, quello che possiamo riprodurre, replicare, o l'evasione, il divertimento, lo sballo, ma la felicità è qualcosa a cui ti puoi aprire, non che puoi conquistare e mettere nel frigorifero per mangiartela più tardi, capito? È qualcosa a cui ti apri dalle vertigini e devi sentirti degno per poterla ricevere, capisci? Devi sentirti che puoi permettertelo. E allora la felicità è una grande è un invito a osare di più, a dire posso star bene, me lo posso permettere. Ci sei, Matteo? A volte le persone si sono abituate a vivere a un livello di penombra. Infatti, Mimmo, ti volevo chiedere proprio questo, cioè perché
in fondo le persone, ma mi ci metto dentro anch'io, perché non è che sì, okay, appunto, come dicevamo, siamo tutti in una, tutti così, in una barca comune, in un'arca comune. Sì. No, ti volevo chiedere appunto quali sono le resistenze alla felicità, perché resistiamo alla felicità, quali sono le radici psicologiche per cui le persone poi, anziché abbracciare la felicità, scelgono di restare nella propria sofferenza, secondo perché, perché a livello psicologico noi diventiamo, ci facciamo origine di noi stessi. Nella teologia cattolica si chiama peccato originale, ma a livello psicologico significa semplicemente questo, che noi ci appropriamo di noi stessi, quindi anche del nostro permesso di esistere, per cui io mi sento buono, mi sento ok, a partire da una legge che mi do, da uno stato che mi do, che è quello che a partire dalla mia infanzia ho interiorizzato. Per cui io mi sento me stesso in un certo modo. È come se avessi indossato un vestito fin da quando avevo un anno, due anni, tre anni. Quel vestito diventa la mia spontaneità, ma diventa anche la mia legge interiore, dalla quale non posso derogare e uscire. Per cui io posso aver interiorizzato nella mia infanzia tutta una serie di atmosfere relazionali, di intenzioni intorno a me. Quelle intenzioni, sai, mio padre con mia madre, i miei fratelli, sorelle, zii, nonni, le cose che mi sono accadute, io le interiorizzo e a un certo punto dico, questo sono io. E io sono ok soltanto se resto così. Per cui mi imprigiono in certi stati d'animo, mi imprigiono in certe atmosfere. È come se chiudessi un po' la porta, non lascio più entrare un sole benedicente, un sorriso benedicente che magari mi apre a una maggiore felicità. Questo, Matteo, da psicologi lo riscontriamo continuamente. Le persone vanno invitate a essere più felici, vanno invitate a fare una scelta più buona, perché normalmente rimangono nei loro adattamenti. Perché dà sicurezza, dà sicurezza, è come dire questo sono io, e non, e mi mette una sorta di angoscia osare di più. Perfino quando siamo innamorati, mi metti angoscia trattarmi meglio, seguire un consiglio che un'altra persona mi dà per il mio stesso bene, perché se mi sono adattato a qualcosa tendo a rimanere in quella maniera. È sempre molto interessante anche questo concetto, perché ha a che fare molto su come, tu dicevi, almeno io la riassumo così, che un pochino la sofferenza a volte può diventare anche una zona di comfort, no? Certo, può diventare esattamente una sicurezza, è come se io sono questo e così riesco a... Noi non vogliamo in realtà vivere bene, ma sopravvivere. Pensiamo di voler essere felici, ma non ci apriamo veramente alla felicità. Amiamo dirlo, ma poi non lo decidiamo, non lo scegliamo veramente. Matteo, una cosa che dico anche spesso è questa: nessuno può avere da fuori quello che prima non si concede dentro. Nessuno può avere veramente il grande amore se prima non se lo concede. Nessuno può avere veramente un lavoro migliore se prima non si sente degno di. Nessuno può avere veramente una giornata felice se prima non si sente degno di una giornata felice. Prima occorre che tu ti apra a questo osare, ne son degno, cioè lascio entrare dentro di me un permesso di esistere di cui non sono io proprietario, non sono io il padrone, lo ricevo, quel sorriso prima di tutto, qui accenno nel libro. Infatti ti volevo chiedere, no? Hai individuato secondo me una chiave eccezionale, che è quella appunto, no, del un sorriso prima di tutto, che è contagioso, cioè a un certo punto anche semplicemente leggere questa frase fa sorridere. E mi piace molto perché all'interno del libro e alla fine di quasi ogni capitoletto, che poi in realtà è banalmente anche solo una pagina del tuo libro, ogni pagina è praticamente un piccolo capitolo, un piccolo esercizio, tu dici, spesso ritorni a questa frase, no? Un po' un sorriso prima di tutto. E allora ti volevo chiedere qual è la relazione psicologica tra il sorriso e la felicità, perché hai trovato proprio nel sorriso una tecnica, uno strumento proprio pratico per arrivare alla felicità di tutti i giorni? Intanto chi è felice sorride, ma è vero anche il contrario, che chi sorride si apre alla felicità. Vedi, che cosa vuol dire sorridere, Matteo? Sorridere significa esprimere una gioia, no? Ma gioia che vuol dire? È tradotto in parole, è bello quello che c'è. È come se io benedicessi quello che c'è. Quindi se io sorrido a te, Matteo, ti sto dicendo, è bello che tu ci sei, che ci sei in questo momento. E questo invito, questa benedizione che io faccio a te, attende una risposta, come se attendessi un grazie, è bello che ci sei anche tu. Quindi alla fine un sorriso è un invito a sposare, a iniziare. Cioè, io benedico te e mi aspetto che anche tu benedici me. Questa benedizione reciproca, vedi la mamma con il bambino già i primi 2 o 3 mesi, come ci ha insegnato Spitz, eccetera, questo sorriso reciproco è gioia reciproca, e la gioia reciproca è
amore, oppure l'amore è gioia reciproca, cioè festa, felicità, punto. Certo. Ora, questo sorriso, vedi, comprendi, condividi Matteo, è una benedizione che accoglie, che è donata e ricevuta, vedi, insieme. In realtà per essere felici, si è felici sempre insieme. Non si può autoprodurre un sorriso, non si può schiacciare un bottone, come dire, cioè non è uno stato d'animo, è una decisione di benedire, ok? È una scelta che io sto facendo, anche quella di lasciarmi contagiare. Per esempio, nonostante se tu sorridi, io posso anche tradire il tuo sorriso, come dice Renato Zero, cioè in una canzone famosa, no? E non mantenere la promessa di benedirti. Posso anche indurire il viso e rifiutarmi al tuo sorriso. È una scelta quella di lasciarsi aprire a un sorriso. Per questo, per esempio, i bambini sorridono molto più facilmente. Vero. Secondo Ron Gutman, quello della TED Talk, 400 volte al giorno, mentre gli adulti, 70% degli adulti, sono 20, no, non più di 20. Noi resistiamo al sorriso. Il sorriso è un invito alla gioia, è un invito alla benedizione reciproca. E quando ci benediciamo, quello è il segreto della felicità. Intanto mi farebbe piacere sapere anche di chi ci ascolta se state facendo un po' questo test, cioè mettiamola alla prova questa cosa che dice Mimmo, no? Non so se vi sta venendo voglia di sorridere mentre parliamo. Vero, no? Questo potrebbe essere un test di giovinezza o di vecchiaia spirituale. Una persona giovane subito si lascia prendere da un sorriso, cioè si lascia subito aprire. Una persona indurita che si deve ripetere le sue frustrazioni, le sue lamentazioni, le sue autoaccuse o le accuse verso gli altri, resiste al sorriso. Certo. In fondo l'antitesi è questa. Mimmo, io vorrei un attimo affrontare insieme con te, se ti va, un po' il lato oscuro, no, del sorriso. In che senso? Nel senso che sicuramente è uno strumento potentissimo. Però faccio un'obiezione, ecco, volevo sapere tu che cosa ne pensavi. Come si fa a sorridere dentro una sofferenza? Nel senso che come si può riuscire, oppure basta sorridere mentre si sta in qualche maniera, no, passando un momento difficile, stressante, una relazione magari tossica, un'ingiustizia magari, no, con un'amicizia, anche magari, no, di un rapporto nuziale, come dicevi tu, no, magari con il proprio partner. Ecco, la domanda che ti volevo fare è: come si fa a benedire dentro la sofferenza? È possibile farlo? Ha senso farlo per te? Matteo, essere felici e richiede un coraggio, osare la gioia. Non significa va tutto bene, perché non andrà mai tutto bene. E non significa neanche me la sono scampata, a me è andata bene, perché io sono solidale con tutti gli altri. Non significa neanche uno stato d'animo che ora ho occasionalmente. Decidere la gioia significa mettersi dalla parte del bene, ma non vuol dire che va tutto bene. Significa che io dentro di me mi voglio alleare con quella spinta al bene, con quell'invito al bene, che mi chiede di essere coraggioso nelle sofferenze, nelle ingiustizie, nei tradimenti. È come se la vita mi dicesse: tu da che parte stai? Dalla parte del male, dell'ingiustizia, il male che ripete altro, o ti ancori al bene? Quindi la felicità di cui stiamo parlando non è una specie di non è esatto, beviamoci una droga, beviamoci qualcosa. È una felicità che vede tremendamente il male, solo che non permette al male di dire l'ultima parola. Io sto dalla parte della vita, comprendi Matteo? Quindi certo, anche in una malattia io benedico questo giorno, benedico chi mi ama, benedico me, benedico quello che ho vissuto, benedico la vita. Anzi Matteo, ancora di più, quando sto in un'ingiustizia, in una sofferenza, vedi Matteo, a volte aiuto le persone che accompagno a dire: pensaci bene, ma perché? Perché sei contro questa ingiustizia? Perché soffri di questa cosa brutta? Puoi schiacciare un interruttore e smetterla? No, perché per forza devo protestare contro questa ingiustizia. Bene, ma allora quella voce che ti fa gridare contro l'ingiustizia, contro il male, non l'hai generata tu, ti vive dentro. È un bene, un'esigenza di bene che ti vive dentro. E allora se tu comprendi che non sei tu l'origine del sorriso, ti allei con quel bene, dici: sì, io lo voglio, io voglio il bene.
Quindi la eudaimonia, capito? Felicità come eu buono daimonos, cioè una voce buona nella coscienza, a cui io mi alleo, io sto dalla parte del bene, io faccio il tifo per il bene. Per esempio, non mi piace parlare di notizie di cronaca, cioè, perché il male già è male, non va riprodotto, capito? Io sto dalla parte del bene, il meno possibile. Lascio che il male contagi. Né nel mio parlarmi, né nel mio parlare, né ovviamente nel mio reagire, perché io voglio collaborare con il bene. Ti ho risposto, Matteo? Assolutamente sì. Tra l'altro volevo un attimo dare qualche spazio anche un pochino anche ai commenti che arrivano, no? Confermo, provate anche voi, insomma è una cosa che stanno provando anche coloro che ci ascoltano. Anche Luca dice io sto sorridendo, siete contagiosi. Guglielmo ci dice, insomma, qui mi fa onore, Guglielmo dice la felicità è una scelta, io vi ascolto. Matteo, quando dico io voglio essere felice, se dovessi essere veramente onesto con me stesso, non sarebbe neanche appropriato dire io, perché io sento dentro una voglia, un'urgenza, come un desiderio di bene. Vedi, Matteo, non sono neanche io che voglio respirare, è il respiro che vuole respirare, è il cuore che vuole battere, è il desiderio di vita dentro di me. Quindi questa origine mi precede, allora mi eccede. Io in realtà, quando dico voglio essere felice, sto sposando, cioè sto dando l'assenso a un desiderio di bene, a un sorriso, certo, prima di tutto, che mi precede dentro. Certo. Tu nel tuo libro c'è un esercizio che è nominato, soprannominato un passo alla volta. No? Tu dici che a un certo punto le persone emotivamente intelligenti sono quelle che decidono di fare le cose un passo alla volta. Allora, se consideriamo che l'obiettivo è quello di riuscire a mettere nella nostra giornata, nella nostra vita, un sorriso prima di tutto, no? Anche davanti, come dicevi tu adesso, alle sofferenze, alle difficoltà, quale potrebbe essere un primo piccolo passo che anche le persone che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo in questo momento, possono iniziare a fare già da oggi? Ma guarda, quello che ho detto prima, intanto comincia da quell'occhiolino, però devi capire che non sei tu che ti stai facendo l'occhiolino, è come se con quel occhiolino stai rivolgendo a te uno sguardo di Dio, cioè comunque puoi concepirlo con la tua ragione, cioè di un bene che ti precede. Matteo, hai presente che i bambini piccoli, anche se hanno delle malformazioni, si vedono belli, perché in realtà si vedono non a partire dal loro sguardo, ma dallo sguardo della mamma o del papà che li vuole bene. Ecco, poi noi a un certo punto ci appropriamo del nostro sguardo e ci vediamo brutti confrontandoci con quanto sarebbe bello, felice chi riesce invece a rivedersi a partire da uno sguardo di benedizione assoluta, di un sorriso che dice che bello che tu ci sei. Allora il primo piccolo passo è farmi quell'occhiolino. Oppure, che ne so io, allargare le braccia, vedere, è come se nel cielo, in quello che vivo, un ok mi arriva e mi dice Mimmo, vai bene così, che bello che ci sei. Un altro esercizio bellissimo che consiglio a tutti è l'esercizio della gratitudine. Se volessimo dire, ma alla fine la felicità che cos'è? È una benedizione, dico bene della vita, quindi sono grato di quello che sta accadendo. Vuoi cominciare a essere felice? Tutte le sere segna su un foglio tre cose di cui sei grato. L'hanno studiato anche sperimentalmente, se lo fai per una settimana questo esercizio, cioè segnare tutte le sere tre cose belle che ti sono accadute come dono, non che hai fatto i comiti, sei stato bravo, come dono di gratuità. A distanza di 3 mesi e 6 mesi sei più sereno. A distanza di 3 mesi e 6 mesi, se lo fai solo per una settimana, cioè se ti abitui durante il giorno ad accorgerti delle cose belle che ti sono arrivate per grazia e dici grazie, la tua vita diventa più graziosa. È bella questa cosa che dici, perché volevo anche allinearlo a un altro esercizio che a me è piaciuto tanto nel tuo libro, l'esercizio dell'accordo alla chitarra, no? Tu dici, perché secondo me può avere proprio senso anche per dare la possibilità a chi ci ascolta proprio di iniziare a farlo anche proprio nella pratica. Ovviamente il consiglio che vi do è quello di leggerlo questo libro, perché veramente ogni pagina c'è un esercizio, quindi 101 pagine saranno, quindi più o meno 100, sì. Qualcosa in più, insomma, per l'introduzione. Però quello che volevo dire è che questo esercizio accorda alla chitarra mi è piaciuto tanto, perché tu dici, in un certo senso fai questa metafora, no? Che la giornata non può risuonare bene se non ti fermi qualche minuto
ad accordare, no, il tuo cuore, no? Un po' come tu non puoi iniziare a suonare la chitarra bene se non ti fermi un secondo prima ad accordare bene, no, le corde. Stessa cosa anche nella nostra vita. Allora, l'ho ricollegata a quella che potrebbe essere un po' una morning routine, no? Va tanto di moda la morning routine, vediamo tanti influencer che in qualche maniera fanno mostra di mattinate perfette, poi chissà se lo fanno veramente. Ma la domanda che ti volevo fare, ecco, in ottica di morning routine, quindi di un risveglio del cuore, sì, no? Come possiamo accordare la chitarra con il nostro all'interno del nostro cuore? Occorre, suggerisco di prendersi anche solo 10 minuti prima di iniziare tutta la mattinata, da soli, 5-10 minuti da solo. Allora, se sei per esempio una persona credente, ti dai un momento di preghiera. Se invece è solo un'intuizione, come dire, di Dio con la tua ragione, puoi fare un momento di meditazione, ti incanti davanti a un cielo, ti metti davanti a una tazza di una tisana, puoi semplicemente mettere una musica di sottofondo, puoi veramente affacciarti al balcone e guardare e sentire e vedere cosa c'è fuori, ma è uno sguardo che si perde, capito? Che dice che ti accorgi, in realtà il concetto è questo, ti accorgi di esserci. Prima di iniziare la giornata, accorgiti di essere qui, di essere presente. E accorgiti che è un presente, cioè che è un dono. Quindi puoi dire grazie di questo dono. È come se tu lo accogliessi, ti accorgi di te, ti accorgi della giornata, la stai accogliendo e dici grazie. Sono pronto, adesso la posso prendere, la posso dire. Ecco, se la vivi così, se ti concedi questo, entri nella giornata con le tue gambe, come dire, da sveglio, ci sei in quello che stai vivendo, ma se ti dimentichi di accordare la chitarra, rischi di essere stonato per tutta la giornata con una chitarra che non suona bene, ma non è la giornata che va storta, sei certo. Tu devi decidere di prendere bene la tua giornata. Non so se sei d'accordo con me, dimmi tu poi, insomma, mi fa piacere pure se ci sono dei pareri differenti rispetto a questo. Io credo molto che viviamo in una società della performance, dove in qualche maniera tutto viene performato, no? E in qualche modo dobbiamo sempre vivere la giornata un po' come una sfida interiore verso noi stessi, verso una crescita personale costante, dove in realtà poi di fondo quello che si perde è che la vera sfida è imparare ad accettarsi un pochino, no? Certo. E ad amarsi per quel che si è, non solo per quello che si vorrebbe essere o si vuole diventare. Allora ti volevo chiedere, proprio in questa, seguendo quest'ottica, no? Tu un pochino all'interno del tuo libro a un certo punto lo accenni, dici: come possiamo volerci bene, trattarci bene quando non ce lo meritiamo? Perché in qualche maniera è più semplice forse per molti di noi farci un regalo, accoglierci, essere presenti a noi stessi quando le cose ci vanno bene, oppure siamo stati bravi a fare qualcosa. Bravo, giusto Matteo, giustissimo. Ma come invece possiamo imparare a trattarci bene proprio invece quando non siamo, no? Sì. O degni forse di questo bene. Yes. Mi hai fatto ricordare che uno di questi giorni ero proprio qui in studio, mi chiama mia figlia dicendomi che a un primo esame, per la prima volta insomma, è stata bocciata a un esame universitario. E non ho dispiaciuti di questo. Quando torno a casa, ora di pranzo, era la prima volta che mia figlia non aveva superato un esame, quando torno a casa io compro una torta, la porto a casa e festeggiamo la prima bocciatura di mia figlia Miriam. La festeggiamo proprio. Perché? Soltanto se in questo momento si capisce che ci vogliamo bene, in questo momento tu ti ami, quando non te lo meriti, quando... Matteo, se io ti volessi bene perché tu non ti senti veramente voluto bene, se io ti volessi bene perché sei, perché hai, non arriva, non è veramente voler bene. E così per la felicità. Se io la condiziono a superare l'esame, eccetera, non sei felice né ora nella bocciatura e non sarai felice neanche quando sarai promosso. Perché non sarai veramente felice, sarai in ansia da prestazione. Questa volta ti è andata bene, chissà se puoi reggere di nuovo il confronto e la prestazione. La felicità
è indipendente dalle prestazioni, non c'entra proprio niente. Non viene prima il successo e poi la felicità, viene prima la felicità e poi il successo. Sean Acor, il vantaggio della felicità, da studiare proprio, con tutti gli esercizi di psicologia positiva che dimostrano questo. Cioè le persone che sorridono, le persone che vivono la vita come un grazie, le persone che benedicono la loro vita sono quelle che poi hanno anche i risultati migliori in amore, nel lavoro, eccetera. Non vale il contrario. Cioè soltanto se scegli di essere felice, di benedire, capito? Punto e basta. Punto chiaro, e basta. Vailand, quindi, cioè, in un certo senso, dimmi se sto capendo bene, cioè, proprio come dicevi tu all'inizio, cioè, la felicità non è una performance, ma è sempre comunque è un'apertura, una benedizione. Guarda, Miriam, per esempio, che si lascia aprire dalla mia benedizione, si sta aprendo a questo. Ma io posso aprirla a questa benedizione, non perché parte da me, perché c'è un sorriso prima di tutto dentro di me. Cioè, come dire, la invito a benedire la vita, a partire da un principio che precede tutti quanti noi, per cui a vivere come grazie a quello che stiamo vivendo. E questa è la risposta alla domanda che hai fatto prima. Certo. Com'è possibile? Certo, non è possibile se parte da me, perché se mi do io i miei standard, rimango chiuso nei miei standard. Se decido che mi posso amare solo se ho questo corpo, sei fregato in quel corpo. Se decidi che ti puoi amare soltanto con quelle prestazioni, ti sei chiuso nel tuo bunker. Ecco, la felicità è invece un lasciarti aprire. E per questo è sconvolgente, per questo non è per niente facile, per questo si tratta di avere un coraggio, di avere, come dire, un giudizio che non parte da me, ma che è un giudizio che arriva da un sorriso prima di tutto. Cioè, tu sei ok, che bello che tu ci sei, che bello che tu ci sei, proprio tu. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast, un podcast che secondo me è ricco prima di tutto di spunti interessanti per quanto riguarda la felicità e soprattutto come possiamo mettere mano alla felicità, perché se la felicità è una scelta e che parte dalle nostre decisioni personali, allora al di là di quella che può essere stata la nostra vita, la nostra storia, oggi abbiamo il compito, la responsabilità di iniziare a trattarci meglio. Possiamo farlo, anche come hai sentito dice Mimmo Armiento, partendo da un sorriso. Se questo sorriso lo iniziamo a mettere prima di tutto il resto, prima anche di cominciare le nostre giornate. Allora ragazzi, io vi ringrazio e con un sorriso veramente stampato sul volto, dopo aver ascoltato e conosciuto Mimmo Armiento, voglio ringraziare tutti coloro che sostengono questo podcast, perché sì, è vero, ho introdotto anche la pubblicità, lo so che questa era una nostra vecchia promessa, di quella di non mettere pubblicità all'interno del podcast liberamente, ma è stata una decisione che ho preso in virtù di alcune riflessioni che ho fatto, ve ne parlerò all'interno di un episodio del podcast dedicato a questo, ma spero che non vi sentiate troppo traditi, perché comunque i contenuti ci sono tanti, sono comunque gratuiti, quindi continuiamo il nostro viaggio nella mente umana e lo possiamo fare grazie anche al finanziamento di alcuni di voi, alcuni ascoltatori che a un certo punto hanno deciso di aiutarmi anche economicamente. Sto parlando di Danilo Cozzolino, Andrea Guido, Ciro Zinno, Francesca Ferrari, Elisa Scarantino, Francesca Porcelli, Anna Rita Corsi, Paul Bilga, Gian Domenico Menna, Domenico, Luca Febbracci, Salvatore Latina, Alessandra Casoria, Maria Ecates, Lorenza D'Andrea, Maria Rosa Muratori, Antonella Guerra, Gianluca Zinna, Zigna, Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Simona Moliterno, Michele Musano, Fabrizio Imola, Micheddu Alessandra, Pierluigi, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Luis Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Ranieli, Claudia Moncado, Zendo Greisner, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Valentina Di Donna, Taurino Leonardo, Alessandro Raso, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Simona Moliterno, l'avevo già detta, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole De Simone, Letizia Vibbi, Fortuna Marrone, datemi un istante che cambio pagina, Giovanni Ricò, Francesca Marocco, Manuela Farina, Domenico
Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Paul, Andrea Molinari, Robert Saraveltri, Veronica Cardullo, Savino, Alessandro, Sangio, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni, Alessandra, Alessia Cecconi. Mamma mia ragazzi, non riesco più a dirlo ormai nel tempo della sigla finale, però insomma finché ci riuscirò lo farò, perché è grazie a loro che questo podcast comunque continua a esserci, perché è grazie al loro supporto che trovo le risorse, il tempo e le energie, diciamo anche così, economiche, di portare avanti il progetto di Liberamente, permettere anche a te di ascoltare questo podcast così in maniera totalmente gratuita all'interno della piattaforma da dove la stai ascoltando. Ma va bene, anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio e io vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui in mia compagnia su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.